vada. Vero mamma che devo andare a surfare? To, è una fotocamera. Ho paura la fotocamera. Ciao. Ragazzi, un'ennesima pazzia. Sono tornato ieri da Lanzarote come fratello e oggi ho visto che c'erano onde a Levanto, dall'altra parte dell'Italia, praticamente sulla costa ovest, in provincia di La Spezia, se non mi sbaglio. E quindi ho detto, visto che ho la tavola questa volta con me, ho detto la faccio sta pazzia, quindi sono partito ed eccomi qua per strada. Si va a Levanto a surfare. In teoria c'è una buona swell, c'è una buona mareggiata, perché sta arrivando il brutto tempo, quindi in teoria ci sono onde belle. Speriamo non ci sia troppa gente, è un venerdì, vediamo. E come dice Robby D'Amico, on the hunt. Ragazzi, siamo usciti a Levanto dopo 3 ore e mezza circa di strada. Ragazzi, ho trovato 2 persone del mio paese davanti qua al mare. Ah, ragazzi, siamo qua a Levanto dopo una giornata di surf, la vista domani mattina, faremo colazione lì sopra con vista mare. Qua è profondo, guardate che roba, è bellissimo questa cittadina in una piccola valle sul Mar Tirreno, ancora gente che surfa e adesso andiamo a mangiare da qualche parte, a fare aperitivo, le nuvole forse faranno piovere, ma vedremo, ma che roba. Allora, siamo in un ristorante un po' chic, però abbiamo preso le robe che costano meno perché siamo morti di fame in realtà, però volevamo farci il giro nel ristorante chic. Ci abbiamo anche la bottiglia dentro il ghiaccio. Non ci sarà mai, ma non devi schiacciare. Ma non ci sta, ci sta solo da te, fammi vedere. Dai, l'hai rotto, non sta più. Ragazzi, abbiamo mangiato un po' troppo. Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave.
Allora ragazzi, siccome ho trovato, appunto come vi dicevo, degli amici della provincia di Verona, qui a Levanto, mi hanno detto che siccome oggi pomeriggio non c'è più nulla qua a Levanto, poche onde, oggi pomeriggio si è calmato e si è spostato verso sud, quindi fatto 30, fatto 31, adesso prendo e vado in Toscana, in Versilia, e andiamo a fare due onde là e poi ce ne ritorniamo a casa stanotte. Quindi, come sempre, on the hunt, come dice il buon Robby D'Amico. You are not around, slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Eccoci qua a Marina di Pietrasanta, ragazzi. Che bello il lungomare, fino di stazioni balneari. E il mare sta infuriato, eh. Ci si va a fare, ci si va. Ragazzi, surfato anche oggi in Toscana, adesso si va a casa, perché per oggi ne abbiamo dato. Facendo prove di video. Un giramondo come me, che cambia strada appena può. Insomma, l'ho portata a toccare la tetta. Dai, vai a toccare la tetta, va. Ora vado. Dai, vai. Come lui, se girando il mondo troverò. Ma veramente va andato a toccarlo? Una vai, che vai. Pensa come me, avrò trovato la mia strada, il resto poi verrà da sé. Ragazzi, sei toccata la tetta, adesso siamo liberi di andare. Giorno dopo giorno l'aspetterò, passo dopo passo io la cercherò e la troverò. Siamo qua a Verona, io a fare un salto a Castel San Pietro, Fiume Adige, prima volta a Verona, milanese, quasi arrivato in cima. Dalla vita, solo l'amore che non ha. Allora siamo qui sull'angolino che non si può, sono transenne, ma noi siamo locals, quindi possiamo. Guardate dove siamo. Passo dopo passo, io la cercherò e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me, che insegue la felicità, in fondo vuole dalla vita
solo l'amore che non ha. Vuole l'amore che non ha. Cerca l'amore che non ha. Allora ragazzi, siamo qui in un locale a Verona chiamato Il Punto Rosa, che ti danno un tablet. Tu da qua ordini tutto quello che vuoi. Antipasti. La figata. Primi piatti. Questo abbiamo preso i bigoli al ragù d'anatro. E poi c'è una colonna portante qua. Si parte con il tagliere. Bigoli all'anatra e bigoli al taleggio, ragazzi. Cioè, c'erano sono ammazzati in arena. Sentivo una voce simile alla sua. Ragazzi, è venuto un tizio, ci fa, parlate inglese? E fa, sì, ah, dobbiamo andare di là. E ci dà il biglietto di Eros Ramazzotti e ci dice, se volete entrare, fa, parlate inglese? E faccio, sì. Fa, non ho idea di chi cazzo sia sto qua, se volete i biglietti li ho comprati, io vado a cena. Biglietto per Eros Ramazzotti. Adesso andiamo dentro. Oh, siamo al concerto di Ramazzotti! Vivere! Ma dai!
Le foto le ammonte. Ragazzi, siamo qui, finalmente. Siamo a... Siamo qui! Alla Fiera del Riso di Isola della Scala, stanno me becco anche questa. Guarda, guarda, guarda. Benvenuti, benvenuti. E così! Stasera mangiamo risotto. Primo risotto preso, verzette, pancetta gorgonzola. Ragazzi, non si scherza mica. Ragazzi, riso con le verzette e la pancetta, amarone e provola affumicata. A tutto? Gas! Ah, aspetta, mi dimenticavo il vinello. Non penso proprio. Si scia le scale. Sì, per le scale. Bara gas, bara guarda gas. Guarda che gas che abbiamo. Ragazzi, qua è un piacere fare i risotti, la birra. Guardate Davide, facci vedere come va giù. Facci vedere come va giù. Va giù, ma arrivo a far vedere. E per finire la serata? No, si finisce col parapappoli la giusto. Serata. Però diciamo, per quasi finire un cannolo siciliano tipico al pistacchio, ragazzi. Qua ai sapori di Sicilia. Tanta roba. Oh no. Buonissimo. Buonissimo. Come lo penso? Qua. Molto obrigado. Stiamo provando del porto. Come ti chiami? Roy Costa. Stiamo provando del porto con Roy qua al banchetto del Portogallo. E sta molto bene. Super fumo. I gas. Se l'hai mai visto? Allora, siamo qua. Adesso c'è il parapampoli time. Che è un vino molto scottante. Usciamo felici da questa fiera. Ma usciamo scavalcando, usciamo in maniera più... Usciamo molto felici con una bottiglia di Porto, del Portogallo. E adesso... Lo stampino di alluminio per fare pressato. Per fare le torte? No, disfornati pure. Disfornati. Disfornati. Dai Davide. Il pimballo di riso. Su Davide. Olio cuore? Olio cuore? Dun, dun. A posto, oh, no. Passami la bottiglia. Venga Nico, la sua bottiglia di Porto. Dai, passami la bottiglia di Porto. Grazie. E poi
scusate, ma è qui la festa? Oh, è tempo però! Perché non c'è! Ma va! E sempre in altro. Com'è coni? Perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe un secolo prima per lui e per lei se lei tornasse vestita soltanto del bicchiere. Bella. Puoi tornare così. Ti cavato più bravo. Vai, vai Davide. Si ritorna nella gioiosa Inghilterra. Tra l'altro il clima la ricorda anche oggi. Vabbè, insomma dai. È stata una vacanza corta ma intensa la fine. Settimana a Lanzarote, settimana in Italia. Ci vediamo a Natale, dai. My name is Enrico, and I'm an equine veterinarian working in England. I love doing vlogging and photography, so stay tuned for the next adventure.